pochissimo, tra l'altro. E, adesso sarebbe anche interessante. Vediamo, i livelli sono classici. Hanno solamente ottenuto un livello 2 nel Golden, nel secondo Golden. Per il resto, gli elementi tecnici, non c'è nulla in particolare da notare. Ed ecco, a questo punto davvero sentono la pressione, però sì. Nathalie Péchala e Fabien Bursard sanno che si giocano veramente la possibilità di portarsi anche al comando dell'europeo. Anche loro i favoriti per questa competizione. Dottor Zivago. Il pubblico fa bene, bisogna dirlo, a urlare, ad applaudire a questa esibizione, a questa four dance di Péchala e Bursard, questa coppia francese che ha fatto davvero un'ottima stagione nei Grand Prix e che devo dire oggi sul ghiaccio qui a Berna ci ha impressionato. Mi è piaciuta tantissimo la loro eleganza, la loro padronanza le loro capacità sia artistiche che tecniche. A livello tecnico hanno eseguito tutto molto bene, purtroppo durante queste coppie qua si va proprio a cercare l'ago nel pagliaio, perché siamo alla perfezione proprio, no? Loro presentano, cercano di presentare tutto di quarto livello, ovviamente sta proprio in quelle piccolissime sbavature che potrebbero compromettere la cosa. Ci sono i fan ovviamente impazziti per la loro coppia. Una cosa che abbiamo parlato anche prima, anche con Franca, che loro era una coppia che ha sempre presentato dei programmi particolari, ricercati, a volte non proprio chiari, non comprensibili da un pubblico tipico del patriarcato. Quest'anno io li ho visti scegliere dei programmi magari più facili, però interpretarli con intensità. Guardate questa la parte iniziale, guarda che bella. Ma da tirare via il fiato, cioè veramente una coppia che è cresciuta negli anni sempre più tecnicamente, non l'avevano mai messo nulla. Fabiana è un pattinatore eccellente, Nathalie segue benissimo, ma veramente li vedo cresciuti anche a livello solido, a livello di esecuzione degli elementi, ma veramente sono
è bella anche per la scelta del adesso... costume, guarda, perfetto per lei per rappresentare anche questa passione. Non so se li preferisco più o meno rispetto a Bobrova, Soloviev e i russi che sono stati particolarissimi, sicuramente loro avevano molto ricercati anche loro, sempre eleganti. Adesso vediamo se ci fanno vedere qualche dettaglio tecnico da poter commentare. Poi in velocità vediamo prima Misty Twizzle fa tese discretamente, questo è un bellissimo sollevamento rotational preso in maniera particolare, questo viene molto considerato dai giudici, il fatto di non eseguire semplicemente l'elemento ma metterlo in un contesto, in un passaggio difficile da cui poi spunta l'elemento, in quella maniera stavano scivolando per terra, si chiama scivolata quando sono così piegati, da lì si sono sollevati, lei era in sollevamento girando in maniera molto leggera. Però veramente in questo... Hanno un'intensità, guarda che intensità, brava, di espressione. Proprio... A questo livello, come stai notando anche te perfettamente, non vai più a controllare l'elemento tecnico, vai a vedere come loro te lo presentano. Che comunque, lo ricordiamo, non è solo l'elemento tecnico importante, ma c'è tutta la parte importantissima dei components che assume assolutamente importanza. E quindi siamo qui in attesa per il punteggio per la coppia francese. L'ultima chiude programma ed eccoli, si portano in testa Nathalie Péchalas, Fabien Bourassa, 66-91 il loro punteggio, 34-13 i Technico Elements, in assoluto i migliori, e 32-78 per quello che riguarda i Program Components. Senza dubbio vanno a sorpassare dunque la coppia che c'era piaciuta e che continua veramente a piacerci, Caterina Bobrova e Dmitry Soloviov, che avevano ottenuto 65 e 46.